schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per passare i veicoli agli amici, un give a car to friend. Per fare questo glitch abbiamo bisogno di un veicolo che ci passerà un amico. Il nostro amico dovrà avere un veicolo con cui spingerci e noi dovremo avere la base operativa piena con un veicolo da perdere dentro, in questo caso una LGR H8. Chiamiamo un nostro veicolo, ci avviciniamo verso la base operativa e ovviamente prima ragazzi preparatevi un invito, io qui non l'ho fatto però ho fatto in tempo a fare il bug. Vi preparate un invito, diciamo un'unione a un'attività recente come ho fatto io, andate a schiacciare e vi unite all'attività recente. Quando sentite che non si sente più nessun rumore, schiacciate cerchio, rifiutate l'attività recente, avverrà quel bug che avete appena visto, premendo due volte triangolo e vi troverete catapultati in mezzo alla strada. A questo punto ragazzi richiamate un vostro veicolo personale. Ci montate sopra ragazzi e poi fermate un'auto della strada e rimandate il vostro veicolo personale in deposito. Allora, come nel glitch dei soldi, qui potete buggarvi da soli oppure potete farvi aiutare, diciamo, da un amico, però io nel glitch dei soldi da fare da solo vi ho fatto vedere come si faceva a buggarsi, quindi potete scegliere le due opportunità. Io però vi consiglio che dal momento che state lì con un amico che vi passa l'auto, vi fate spingere dal vostro amico, che almeno il glitch diciamo dura di meno, è più semplice, riuscite a farlo con più tranquillità. Vi avvicinate alla base operativa e dite al vostro amico di spingervi con un mezzo, vi dovrà portare leggermente più indietro della base operativa. Come vedete il mio amico mi stava spingendo con la motrice del COM, quindi dopodiché andate ad entrare, dovete diciamo riavvicinarvi alla base operativa, automaticamente vi risucchierà dentro. Una volta dentro ragazzi non sostituite il veicolo, ovviamente fate cerchio, vi avvicinate per uscire, premete X e poi spammate triangolo ragazzi. Quando uscirete fuori vi ricomparirà la scritta base operativa piena e se avete spammato triangolo ovviamente salirete nell'auto del vostro amico, basterà allontanarvi un po' dalla base operativa e poi riavvicinarvi e avrete la vostra auto, diciamo che vi hanno passato ragazzi. Allora, in caso di duplicazioni ragazzi, se il vostro amico duplica un'auto con sua targa personalizzata, cambiate la targa ragazzi, perché altrimenti vi darà il blocco. E non pensiate che se l'amico ha la targa personalizzata e voi duplicate le auto che vi dà lui non vi darà il blocco, no, il blocco ve lo dà comunque. Quindi le targhe personalizzate ragazzi devono essere le vostre, non quelle dei vostri amici. Quindi a questo punto ragazzi vi faccio vedere l'auto che ce l'abbiamo qui e vi faccio vedere che quando esco fuori ragazzi mi butta fuori dal veicolo. Ovviamente non ci farà usare il veicolo, ma se riavvierete l'applicazione, oramai è vecchio come il cucco ragazzi sto glitch, non so più come ripeterlo, e dicevo, se riavvierete l'applicazione avrete l'auto del vostro amico. Questa è l'auto del mio amico e quella lì è l'auto che ho preso io. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.